Centrale a biogas, un incontro pubblico per spiegare ai cittadini. Promossa a pieni voti, Orte entusiasma gli operatori turistici. Volontari in formazione, la Protezione Civile Provinciale organizza corsi di specializzazione. Ben trovati a tutti voi per un nuovo appuntamento con il nostro TG Magazine. L'amministrazione comunale ha voluto spiegare ai cittadini come sono andate le cose in tema di centrale a biogas in un incontro pubblico che si è da poco concluso al Teatro Alberini. L'incontro al Teatro Alberini sulla centrale a biogas, indetto dall'amministrazione comunale, ha chiarito molte cose, già dette in diverse occasioni, ma ribadite con maggior forza. Il sindaco Primieri ha spiegato ai numerosi presenti che la società che gestisce la centrale è in possesso di tutte le autorizzazioni, sia provinciali che regionali, per iniziare l'attività. Ogni parere sanitario dell'ASL è positivo e tutte le leggi sono state osservate. Pertanto l'amministrazione comunale è di fatto impotente di fronte a tutto ciò. Impedire l'avvio dei lavori comporterebbe a questo punto una denuncia da parte della società con una richiesta di risarcimento danni notevolissima. Le ragioni della popolazione, specialmente quelle che sono nei dintorni della centrale, sono state espresse dal comitato spontaneo che si è formato nelle scorse settimane. Certo è che la centrale nel mese di aprile inizierà la sua produzione. Il comune si è fatto comunque garante di vigilare attentamente sul rispetto delle norme sanitarie e ambientali. Mercoledì prossimo anche un consiglio comunale su questo tema. L'associazione Veramente Orte rinnova l'invito ai cittadini del comune di Orte che sono interessati a partecipare al progetto di gemellaggio e ad ospitare gli amici di Cipro che a settembre prossimo saranno qui ad Orte per una settimana. Tutte le famiglie che sono disponibili ad ospitare un membro del gruppo di gemellaggio sono invitati il giorno 19 marzo alle ore 18:30 presso la sede dell'Università della Tuscia ad Orte, dove si terrà un incontro formativo. L'individuazione della Tuscia da parte dei paesi del nord Europa e in particolare dei paesi dell'est quale base di soggiorno durante il periodo autunno-inverno a partire dal prossimo mese di ottobre, la contrattualizzazione di alcuni gruppi grazie ad una prima informazione da parte dei buyers presenti e il considerevole aumento della presenza di grandi aziende sono un primo bilancio che sottolinea la validità della formula della Borsa del Turismo Sociale e Associato. Come già detto nelle scorse edizioni del TG Magazine, anche Orte ha partecipato alla BTSA. Se le premesse che ci sono state saranno mantenute, una forte crescita del turismo nella città è prevedibile. E continuiamo a parlare di BTSA con l'assessore Angelo Ciocchetti, perché tante volte abbiamo illustrato la fase preparatoria, tante le iniziative che sono state curate, cunicoli inaugurati, presentazione del DVD di Orte, il centro commerciale naturale Gli Archi che ha fatto delle iniziative, tutto questo ha portato a quello un po' che era l'evento di domenica scorsa, vendere il prodotto Orte nel miglior modo possibile. I risultati sono arrivati, sappiamo di un voto alto, però vorrei che lo dicessi tu, che è stato dato da questi operatori e poi ovviamente anche la vendita di pacchetti turistici mi sembra che sia andata più che bene, quindi ci aspettiamo una grande affluenza. Sì Gianni, innanzitutto grazie per l'invito. L'aspettativa è molto alta, per il semplice motivo che il sistema che abbiamo intavolato ci porta oggi a cercare di misurare i risultati di quello che è stato fatto e a programmare per il futuro, nel senso che probabilmente fino a qualche anno fa non c'era neanche un elemento di catalizzazione del turismo locale. La scelta è ovviamente ricaduta, oltre che sui musei che sempre sono esistiti e che hanno tutto l'apprezzamento anche dell'amministrazione comunale e soprattutto dei turisti, su Arte Sotterranea. Il fatto di averla rilanciata e di averla ingrandita nella fruizione, come grandezza del sito culturale con varie anche opzioni a corollario, ci ha permesso di vendere qualcosa. Noi, come ripeto in molte occasioni, noi non abbiamo il Duomo di Orvieto oppure il Parco dei Mostri di Boma, dovevamo in un certo qual modo organizzare, specie nel centro storico che è quello che vogliamo rilanciare turisticamente, un punto d'appeal che fosse riconosciuto e venduto e promosso in giro.
Ci siamo fermati, per ora crediamo di fermarci, nonostante ci sia molto da fare a livello anche di altre scoperte nel sottosuolo, però pensiamo che adesso il tragitto instaurato e programmato dalla Fontana Ipogea in Piazza Libertà all'uscita nell'ipogeo del Vascellaro, quindi un percorso anche molto lungo al quale si associano le colombaie rupestri e il Pozzo di Neve, ambedue proprietà delle Confraternite Riunite di Orte, ci portano a E speriamo pensare. anche il ninfeo a breve. E magari anche il ninfeo a breve ci portano a pensare che da un punto di vista dell'offerta e del prodotto da fruire possa bastare così per un po'. Quindi la fase successiva qual era? Era quella di promuoverlo, saper trovare i canali giusti per poter indirizzare l'aspettativa del turista e farlo fermare magari un giorno o più. Ovviamente non ho parlato dei siti extraurbani che sono anche quelli appena riscoperti e appena messi in fruizione in questo sistema di San Bernardino e purtroppo di Seripola che il 1º aprile, come avete già detto, cercheremo di rirendere fruibile e che vanno a sommarsi ad un pacchetto generale che probabilmente non è neanche visitabile in un giorno solo e che quindi dovrebbe portare il turista a fermarsi in tanti bed and breakfast, affittacamere e agriturismi e alberghi del nostro territorio. Diciamo che tutto il sistema così apparecchiato sembra valido e sembra funzionale al nostro lavoro. Questo appuntamento, il BTSA, che ci ha visto protagonisti e presenti per il secondo anno consecutivo, il primo anno solo con l'associazione Veramente Orte, e il secondo anno questo con il Centro Commerciale Naturale degli Archi di Orte, in sinergia con l'associazione culturale Veramente Orte, il comune, insomma, è ovvio, c'era con il patrocinio e c'era con il benestare. E i risultati sono stati molto ampi. Domenica per il discorso dei buyers che sono venuti a E dei Orte, punteggi, insomma, un 9,5 mi sembra. 9,5 esattamente. Altissimo, Soprattutto, devo dire. abbiamo relazioni del fatto che i buyers che hanno girato la doccia gli stessi giorni, anche da un punto di vista dell'ospitalità e del trattamento, quindi non solo della fruizione dei siti culturali, ma anche dell'enogastronomia e delle situazioni che hanno potuto apprezzare, ci hanno visto prevalere anche nei confronti di Bolsena, che è risaputo insomma essere uno dei comuni più turistici della Tuscia, per esempio. È ovvio che a Viterbo, quando poi il giorno dopo, quindi il lunedì, ci sono state le vere e proprie tavoli di vendita, i nostri prodotti sono andati, non dico a ruba, ma sicuramente sono stati uno degli elementi più attrattivi che c'erano lì in questa bozza del turismo. Ecco, questa aspettativa di questi buyers, una sessantina mi sembra che erano, Sì. quindi dei più disparati paesi, abbiamo visto anche molto interesse da parte dei paesi dell'est, Sì. turismo ricco quello che viene dall'est oggi, perché i paesi dell'est ormai Russo hanno specialmente, un sì, turismo certo. russo, è veramente molto, molto ricco. Che tipo di ricaduta ci si aspetta? Insomma, è stato venduto sicuramente il prodotto, è stato acquistato dai buyer, ora loro devono proporlo e venderlo, ma che tipo Esattamente. di ricaduta ci possiamo aspettare in questo senso? Allora, fare proiezioni è sempre difficile. Abbiamo parlato con operatori della Germania, con operatori dell'Olanda, operatori anche della Romania, della Russia e poi anche italiani, ovviamente noi non dimentichiamo mai che un grosso bacino di turisti in realtà sta a Roma e noi siamo qui vicini e quindi diciamo che il nostro primo sguardo, il nostro primo amo è gettato proprio nei confronti della capitale. Però è anche vero che i numeri di cui parlano queste associazioni, questi CRAL, questi tour operator che venderanno il prodotto orte sotterraneo, il prodotto gastronomico di Orte, parlano di cifre di decine di migliaia diciamo, di turisti potenziali che possono operare a Orte. Orte, da questo punto di vista, ha la fortuna di essere un punto nevralgico della Tuscia, ma forse anche del Lazio e di tutta Italia, ben raggiungibile, con servizi che nel caso possono essere messi in atto e con attività private che già potenzialmente hanno una grande ricettività, quindi non ci spaventano numeri alti. A questo punto cade la nostra fiducia, cioè la nostra fiducia è focalizzata sul fatto che che incominci a squillare il telefono, che incomincino a chiamare i fine settimana piuttosto che gli eventi, perché poi ecco non l'ho detto, ma abbiamo collegato anche ovviamente gli eventi più importanti. Il primo arriva subito, è il Venerdì Santo e poi ci sarà Sant'Egidio, quindi gli elementi più importanti, i catalizzatori degli eventi, che poi quelli viaggiano diciamo in un canale parallelo, ma che comunque è molto apprezzato anche dal turista, che può associare un evento culturale, un evento folcloristico come il Venerdì Santo alla visita di Orte, alla visita del circondario, alla visita anche di altri comuni, perché poi si parla tanto di rete, quindi non facciamo i gelosi, non facciamo i protagonisti a tutti i costi, cerchiamo anche di associarci
un giro per esempio della strada Ortana Vecchia, ma abbiamo ragionato con molti comuni ultimamente di poter fare un giro del Parco dei Mostri di Bomarzo, della Torre di Chia che appartiene al comune di Soriano, e di Bassano, del Borgo Antico di Bassano in Teverina e di Orte, quindi basterebbero questi quattro comuni per dire: ehi voi turisti, non vi fermate un giorno solo perché avete visto Orte passando dall'autostrada o perché ne avete sentito parlare così più o meno di Orte Sotterranea, fermatevi in modo stabile e organizzato, sappiate che qui avete la possibilità di pernottare in tutte le strutture di tutte le tipologie, perché abbiamo prezzi bassi a agriturismi di una certa qualità, quindi anche da un punto di vista della fruizione economica di Orte ci sono varie sfaccettature e varie possibilità. Il via è stato dato, adesso bisogna soltanto come si dice, la semina è stata fatta, adesso il raccolto, speriamo che cresca bene. Io mi auguro che i numeri che arrivino siano veramente considerevoli. Basta che arrivino, poi voglio dire, l'importante è iniziare, poi quello che verrà successivamente è tutto migliorabile, ma l'importante è che si innesti questo circuito, questo perché veramente può essere un settore questo di occupazione anche nel nostro territorio, non indifferente. Un'ultimissima domanda, questa a titolo di curiosità, perché insomma ci teniamo anche qui a Teleorte, il prodotto che abbiamo realizzato noi, insieme a tutti gli altri, ma in questo specifico il prodotto nostro, insomma, che avete consegnato, un riscontro c'è stato? Allora, è servito insomma a qualcosa? Diciamo che non sappiamo, il giudizio è nelle cose, allora, nel senso parte che giudizio, secondo me una volta che lo vedranno, che servirà, voglio dire. No, la cosa molto interessante è che probabilmente, come dicevi tu prima Gianni, ha portato il voto a 9,5, è che questa cartellina, ecco, non abbiamo detto, di materiali di vario tipo, prima di tutti cartacei ovviamente, che però sono, diciamo, la cosa più tradizionale, più semplice che può essere messa in una cartellina per i buyers, in una cartellina turistica. E a questa cosa è stato aggiunto il vostro DVD in una versione, diciamo, zero del restyling, che presto sarà a disposizione della collettività, dell'amministrazione e dei turisti, quindi ovviamente. Prima di sapere che questo DVD era dentro, conoscendo probabilmente la stragrande maggioranza anche la vostra realtà, molti buyers ci hanno detto: ma c'è anche del materiale, diciamo, audiovisivo dentro questa cartellina? E quindi quando hanno aperto e hanno visto che c'era, diciamo, il DVD, hanno capito che eravamo seri e che veramente avevamo un prodotto importante, dicendogli subito: visionatelo, perché qui dentro c'è molto di più di quello che avete visto oggi, che è soltanto un breve assaggio. Noi abbiamo fatto fare una piccola performance agli sbandieratori e abbiamo fatto visitare Orte Sotterranea e abbiamo detto che non ci siamo infiocchettati per questo evento e che quindi Orte, quando vengono, la troveranno sempre in questa maniera, sbandieratori a parte ovviamente. Però gli abbiamo detto: guardate che questo DVD è ben organizzato, è fatto a capitoli e troverete molti capitoli di cui oggi non avete potuto fruire e neanche nemmeno conoscere e sapere. Quindi quel compendio che voi avete sapientemente realizzato oggi sta facendo evidentemente un lavoro in continuità rispetto al primo impatto che ha avuto Orte dal vero quando sono venuti domenica, che fortunatamente è stata anche una bella giornata luminosa e che quindi Orte, quando c'è il sole, presumibilmente appare molto più piacevole all'avventore, al turista. E è un prodotto eccezionale, Gianni, quindi noi pure su quello ci contiamo molto. E non ultimo il discorso, voglio farlo perché mi sembra importante, veramente Orte, che sta gestendo tutti i siti di cui abbiamo parlato, i musei, i siti extraurbani e i siti urbani di Orte Sotterranea, e sta facendo anche un lavoro di promozione e di marketing su Orte, e è chiaro che l'idea è proprio quella di trovare varie direzioni di promozione, perché vi ripeto, probabilmente mettiamo un po' la pala appesa al chiodo e ci mettiamo a fare altre cose, e l'associazione veramente Orte lo saprà fare sapientemente, per fortuna, anche insieme al CCN, quindi questa sinergia mi auguro che funzioni e che porti i frutti sperati. Bene, grazie ad Angelo Ciocchetti di essere stato qui grazie con noi, le notizie sono state più che confortanti, adesso aspettiamo fiduciosi. Che arrivino i risultati, che arrivino fiduciosi. Grazie. La linea torna a Francesca. È iniziato stamattina a Viterbo il corso di primo livello per i volontari della Protezione Civile che operano attraverso i gruppi comunali e le varie associazioni sull'intero territorio provinciale. Il corso è organizzato dalla provincia di Viterbo Servizio Protezione Civile. Ad oggi sono circa 200 i volontari della Prociv presenti ed operanti nella Tuscia che parteciperanno ai primi due incontri tenuti dal Disaster Manager della provincia di Viterbo, Gaetano Bastoni, e che verteranno sul ruolo e le funzioni della protezione civile e sulle normative in materia e su come affrontare le emergenze.
Si tratta della prima fase di un più ampio ed articolato percorso formativo del volontariato che durerà fino a settembre e che la provincia ha organizzato con la collaborazione dell'AUSL di Viterbo, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il percorso formativo, oltre a queste prime due lezioni di carattere teorico, tratterà anche di materie legate al primo soccorso e all'orientamento cartografico e territoriale. A fine aprile sono previste apposite esercitazioni di rischio sismico. La prima parte si concluderà a maggio con la formazione relativa al comparto dell'antincendio boschivo, mentre a settembre si riprenderà con specifici corsi sul rischio idrogeologico. Abbiamo sentito Francesco Galli, presidente del Comitato Provinciale della Protezione Civile. Il motivo innanzitutto è molto semplice, perché ogni anno viene programmata una formazione per ragazzi che si vogliono inserire nei gruppi di volontariato di protezione civile, quindi ogni anno la provincia, tramite la protezione civile provinciale, organizza questi corsi per la formazione, e poi ci sono anche dei corsi di aggiornamento. Naturalmente i ragazzi che si apprestano a entrare nella protezione civile hanno bisogno di ricevere un'attività formativa anche per la prevenzione e per la loro stessa tutela personale, per conoscere e sapere fino a che punto possono intervenire e dove invece devono poi chiamare effettivamente chi è addetto alle misure di sicurezza, in particolare i vigili del fuoco, Croce Rossa e volontariato per il soccorso. E quindi si rendono ogni anno necessari fare questo aggiornamento, ma anche per sensibilizzare soprattutto i ragazzi più giovani per entrare nei gruppi di volontariato, che sono molto molto utili, devo dire, effettivamente alla nostra società. Abbiamo visto entrare in azione durante tutta l'estate per fronteggiare il pericolo di incendio, l'abbiamo visto nel caso di calamità naturale come nel caso dell'alluvione e della neve. I ragazzi sono sempre attivi, danno copertura 24 ore su 24 sull'intero territorio, ma c'è bisogno naturalmente di integrare sempre le risorse con l'ingresso di risorse giovani. Ecco, possiamo dire che la nostra è una provincia fortunata sotto questo punto di vista. I gruppi di volontariato, cioè i partecipanti alla protezione civile, sono numerosi, oppure ancora dobbiamo lavorare perché ci sia più partecipazione? Ma dobbiamo dire che dobbiamo sempre diffondere questa cultura della partecipazione alle attività di protezione civile e di solidarietà. Questo fa parte proprio della nostra vita civile, del convivere civile, ma siamo una provincia sicuramente fortunata, perché sono tutti i comuni hanno un proprio gruppo o comunale oppure associativo di protezione civile, e in alcuni casi anche ben dotati di mezzi, di attrezzature di diverso tipo a seconda della tipologia di rischi che sono chiamati a fronteggiare, e quindi dobbiamo dire che la nostra provincia è sempre molto molto attiva, e anche la nostra prefettura, devo dire, sensibilizza molto poi le associazioni di protezione civile ad essere sempre pronte e sempre attive, a disporre soprattutto i piani comunali in questo momento di protezione civile e anche i piani delle emergenze eccezionali, come il caso di neve. Proprio ieri in provincia c'è stata una riunione del comitato provinciale presieduto dal prefetto per stabilire un piano di emergenza nell'eventualità neve e chiusura d'autostrada, che interessa proprio il nostro comune. Come sai, nell'eventualità di chiusura dell'autostrada, il casello autostradale di Orte è uno dei caselli che prevede l'uscita dei mezzi pesanti, e quindi è stato predisposto un piano di accoglienza e di soccorso per i mezzi pesanti che dovessero non percorrere l'autostrada ma dover uscire sulla nostra città. Parliamo ora di teatro. Abbiamo in collegamento telefonico Stefano Porri, direttore artistico della stagione teatrale Sipario Aperto dell'Auditorium Santa Maria in Gradi a Viterbo. Un piccolo commento appunto su questa stagione teatrale, come sta andando? Sì, possiamo già iniziare a dare dei primi risultati, visto che è il sesto appuntamento, per cui abbiamo in qualche modo oltrepassato la metà degli spettacoli in calendario, e dunque ci avviciniamo verso la seconda fase, la fase diciamo conclusiva, che sarà poi il 24 aprile con Mago Forest, per cui un excursus
culturale di grande rilievo che ci ha dato degli ottimi risultati sia di critica che di pubblico. Certamente. E dunque arriviamo al 15 marzo. Arriviamo al 15 marzo dove appunto verrà rappresentato uno spettacolo che in realtà è una delle commedie più riuscite di questo commediografo, sì, attore e regista britannico Noel Coward, Private Lives, esatto. Vite private. Ecco, vite private, esatto. La ricetta chi sarà, ecco, da Giovanni De Feudis. Sì. In scena naturalmente due nomi importantissimi del teatro nazionale come Corrado Tedeschi e Benedetta Boccoli. Dunque è uno spettacolo atteso, tra l'altro vorrei aggiungere che già sono aperte le prevendite, già stanno andando molto bene a Viterbo. Vorrei ricordare ai telespettatori che le prevendite per l'acquisto dei biglietti si possono essere effettuate all'Underground a Viterbo in via della Palazzina tutti i giorni, oppure al centro di Viterbo in via Scienzi presso l'ufficio turistico Promotuscia, dove si possono acquistare direttamente i biglietti. Benissimo. Questo è il sesto appuntamento che conclude il ciclo di marzo per Spazio Fabbrica, perché poi dopo Pasqua ritorneremo invece con la grande danza portata in scena dalla Rainbow Dance Company con un Tchaikovsky dal titolo naturalmente Il Lago dei Cigni. Benissimo. Che sarà in scena proprio a Sipari Aperto il prossimo 14 aprile. Benissimo, invitiamo tutti i telespettatori, ecco, a partecipare numerosi. E ora, ecco, invece rivolgerei una domanda a Cristina Caldani proprio per la programmazione del teatro Spazio Fabbrica. Buongiorno. Parliamo di questo spettacolo che appunto in realtà è un monologo che sarà interpretato da Alessandro Benvenuti dal titolo Me Medesimo. Me Medesimo è un monologo, è la storia di Cencio, quest'uomo che è arrivato alla mezza età, si confronta un po' con altri personaggi anche della realtà contemporanea e con, come posso dire, i problemi e le disillusioni che la vita gli ha portato davanti. È complicata in questo momento. E certamente, è la prima volta che va in scena questo monologo o è già stato interpretato precedentemente? No, è la prima volta, diciamo che lo porta in giro, è la sua produzione di quest'anno, della stagione 2012-2013. Il Teatro Spazio Fabbrica poi si caratterizza e si caratterizzerà sempre di più per proporre la nuova drammaturgia. Con la prima puntata in onda dopo Fatti e Commenti inizia oggi una serie di 4 incontri con i ragazzi del corso agroalimentare dell'ITSA che si svolge nell'Università di Orte. I temi affrontati dai ragazzi vertono sugli argomenti di studio. Il corso dell'ITSA sta interessando sempre più gli studenti che, terminati gli esami di Stato, vedono questa formazione come un'opportunità nuova che può portare ad un lavoro. Infatti, più del 75% dei ragazzi usciti dall'ITSA hanno trovato impiego nel settore agroalimentare. L'ITSA, ricordiamo, opera in stretta collaborazione con l'Università della Tuscia. Ed ora una notizia di cronaca. I carabinieri di Orte, dopo una segnalazione arrivata al 112 che parlava della presenza di un mezzo sospetto all'interno di una ditta attualmente chiusa, hanno sorpreso 3 persone, 2 italiani ed un rumeno, tutti con precedenti alle spalle, intenti a rubare del materiale ferroso, di cui una parte ottenuta smantellando i componenti dei macchinari e delle attrezzature presenti nella struttura. Bloccati e portati in caserma, dopo le conferme da parte dei proprietari dell'azienda che non si trattava di persone incaricate da loro, come avevano tentato di giustificarsi sul momento i ladri, e dopo la denuncia, per i 3 sono scattate le manette e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell'arresto e la condanna. Siamo ora giunti alla nostra pagina dello spettacolo. Vediamo cosa proietterà il Cine Alberini di Orte questa settimana. Il film è Il Principe Abusivo, sabato 9 alle ore 21.45, domenica 10 alle ore 15.30, 17.45, 21.30, martedì 12 e mercoledì 13 alle ore 21.30 e ricordiamo che in questi 2 giorni il costo del biglietto è a soli 4 euro. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo!